Le imprese del territorio provinciale hanno una buona cultura sul tema della sicurezza e prevenzione dei posti di lavoro, anche se c'è ancora molto da fare. È quanto emerso dall'indagine promossa da Sicilia Impresa nell'ambito del progetto Lavoro Sicuro, volto a sostenere la crescita e la competitività del territorio, promuovendo la salute e la sicurezza dei lavoratori. 285 in tutto i questionari anonimi che sono stati somministrati su un campione rappresentativo di imprese operanti nel settore agricolo, terziario, dei servizi, del turismo, dell'industria complessa e della grande industria. Dati che sono stati resi noti nel corso di una tavola rotonda alla Biblioteca Luciano Scarabelli, alla quale hanno preso parte, tra gli altri, anche delle classi terza e quarta dell'Istituto Superiore Mario Rapisardi. Il 91,2% delle imprese a cui è stato somministrato il questionario ha provveduto ad effettuare la valutazione del rischio e a elaborare il relativo documento. Il 93% ha nominato un responsabile del servizio prevenzione e protezione. L'88,8% un addetto alla prevenzione incendi con adeguata formazione, l'86,% un addetto al primo soccorso, così come l'83,9% delle imprese hanno provveduto alla formazione di base dei lavoratori. Sempre secondo l'indagine, l'82,5% dei lavoratori fa uso regolare dei dispositivi di protezione individuale. Devo dire che abbiamo, come dire, registrato e riscontrato un buon feedback rispetto al questionario, perché in qualche modo dimostra una sensibilità da parte delle aziende rispetto al tema della sicurezza. I risultati sono, devo dire, tutto sommato soddisfacenti, ma c'è ancora molto da fare rispetto alla cultura d'impresa e alla cultura della sicurezza e prevenzione nei luoghi di lavoro. E questo soprattutto per alcune delle attività che riguardano appunto il tema della sicurezza, per esempio la nomina del responsabile della sicurezza dei lavoratori, piuttosto che il datore di lavoro che faccia il corso di formazione per assumere direttamente la funzione di RSPP, che è il responsabile del servizio di protezione e prevenzione, e soprattutto l'adozione di modelli organizzativi che sono il sistema di gestione della sicurezza, che riguarda un po' l'organizzazione delle attività per monitorare al meglio che vengano, come dire, svolte tutte le attività e gli adempimenti da parte del preposto, del datore di lavoro, del dirigente e del lavoratore.